Thank you.
Grazie.
pietà. Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici, Padre celeste che sei Dio, Figlio Redentore del mondo che sei Dio, Spirito Santo che sei Dio, Santa Trinità, unico Dio, Santissima Eucaristia, dono inaffabile del Padre, segno dell'amore supremo del Figlio, prodigio di carità dello Spirito Santo, frutto benedetto della Vergine Maria, sacramento del corpo e del sangue di Cristo, sacramento che perpetua il sacrificio della croce, sacramento della nuova ed eterna alleanza, memoriale della morte e risurrezione del Signore, memoriale della nostra salvezza, sacrificio di lode e di ringraziamento, sacrificio di espiazione e di propiziazione, dimora di Dio con gli uomini, banchetto delle nozze dell'agnello, pane vivo disceso dal cielo, manna nascosta piena di dolcezza, vero agnello pasquale, diadema dei sacerdoti, tesoro dei fedeli, viatico della chiesa pellegrinante, rimedio delle nostre quotidiane infermità, farmaco di immortalità, mistero della fede, sostegno della speranza, vincolo della carità, segno di unità e di pace, sorgente di gioia purissima, sacramento che germina i vergini, sacramento che dà forza e vigore, degustazione del convito celeste, degno della nostra risurrezione, degno della gloria futura, agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, cancella tutte le nostre colpe. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, donaci la pace. Hai dato loro il pane disceso dal cielo. Preghiamo, Signore Gesù Cristo, che nel mirabile sacramento dell'Eucaristia ci hai lasciato il memoriale della tua passione. Fate, adoriamo con viva fede il santo mistero del tuo corpo e del tuo sangue, per sentire sempre in noi i benefici della redenzione, tu che vive e regni nei secoli dei secoli. Amen. Sia lodato, ringraziato ogni momento. Sia lodato, ringraziato ogni momento. Sia lodato, ringraziato ogni momento. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Grazie.
Spirito Santo, come era
Io sono l'intimo degli apostoli e non sono degno neppure di essere chiamato apostolo, perché ho perseguitato la Chiesa di Dio. Per grazia di Dio, però, sono quello che sono, e la sua grazia in me non è stata vana, anzi, ho faticato più di tutti loro, non io però, ma la grazia di Dio che è con me. Io sono l'ultimo degli apostoli. Oggi ricordiamo la conversione di San Paolo e credo che a livello liturgico, a parte l'ordine religioso, che ogni ordine religioso celebra la conversione, proprio il dottore Pedro di Costignani celebra la conversione di San Agostino. Ma a livello della Chiesa universale, San Paolo è l'unico tra i santi dove si ricorda la conversione di questo mondo. Credo che ognuno di noi conosce bene il ciclo biografico della vita di San Paolo, illustre studioso, cresciuto alla illustre scuola del giudaismo del suo tempo, che a sua volta tanto era grande il suo fervore, tanto doveva essere pure forte di carattere, uomo, che il 26 dicembre noi abbiamo visto come l'abitatore di Stefano depongono le vesti proprio ai piedi del giovane santo. Questo giovane che a sua volta chiede, come abbiamo visto, vediamo anche negli Atti degli Apostoli, le licenze proprio per perseguitare i Nazareni, perché ancora in questo periodo i cristiani non hanno l'appellativo di cristiani, ma venivano chiamati come l'appellativo dispregiativo di Nazareni, proprio perché ancora non c'era quel messia coniato sul tempo della Chiesa, quel nome, che poi sarà anche San Paolo stesso che presenterà questo nome di cristiano seguace di Cristo. Paolo si definisce l'ultimo degli apostoli, ma la Chiesa ricorda la sua conversione perché proprio per mezzo della conversione di questo uomo intellettuale, uomo dal carattere forte, uomo che viene unito al collegio degli apostoli anche se nasce dopo che la nascita di Cristo, per molte espressioni del nostro Signore Gesù Cristo, Paolo viene portato da questa corona assieme all'apostolo Pietro, che poi noi vedremo subirà il suo martirio proprio nella località dove la cristianità ha voluto eleggere una basilica in suo nome. Per mezzo della conversione di questo uomo noi oggi ci troviamo. Noi, lui che si dirigeva nella sua Damasco proprio per perseguitare, incatenare quegli uomini che si identificavano con il tentativo di Nazareno, ma che nel loro cuore portavano il pensiero e l'amore di Cristo, perché Cristo li aveva cambiati, li aveva stravolti nella loro vita. Paolo proprio nella sua certezza e nella sua sicurezza, perché se lui compiva un'opera giusta agli occhi del giudaismo, perché perseguitava questi giudeo-cristiani che avevano tradito la religione giudaica, e proprio lui nella via di Damasco, quando lui va a compiere quel gesto di persecuzione, di eliminazione dei cristiani, il Signore lo fa cadere. Lo fa cadere dalle sue certezze, dalla sua sicurezza, e il Signore gli dice: Paolo, perché per sé? Credo che oggi ognuno di noi si trova sulla via di Damasco. Credo che ognuno di noi oggi sia quel Saulo che diventa Paolo, che si trova innanzi a quella luce che ha
accetta tutte le nostre sicurezze, che accetta a volte tutte quelle circostanze che ci credono di essere cose di Dio, che effettivamente non sono cose di Dio, ma sono cose di Dio. Oggi questa chiesa dove c'è esposto solennemente Gesù, il suo vero corpo e il suo vero sangue, noi ci troviamo nella nostra Damasco. Noi sappiamo che Paolo viene molto a Damasco e a Damasco viene inserito nella Chiesa anche se i cristiani avevano paura, perché il nome di questo solo pronunziare, il nome di Saulo, metteva paura, perché sapevano che molti cristiani avevano perso la testa proprio per ad opera di Paolo. Ma Paolo si abbandona nelle mani della Chiesa e proprio attraverso questo abbandono paterno che lui ha nei riguardi della Chiesa, non cambia. Cambia perché cadono tutte quelle circostanze che a suo dire lo rendevano forte nelle sue idee, cambia perché lui scopre Cristo. Anche noi, oggi dirigendoci dalle nostre case in questo luogo, abbiamo portato nel nostro cuore quelle cose che a volte ci crediamo che siano cose di Dio, effettivamente non sono cose di Dio, ma sono cose di Dio. Come Paolo spogliato al mondo sulla via di Damasco, e poi ci dicono gli altri degli apostoli che lui a Damasco digiunò, pregò, e poi alla presenza di Barnaba lui fu inserito nella comunità cristiana che lui voleva sterminare. Così oggi anche ognuno di noi ci troviamo innanzi a colui che ci chiama per nome sulla nostra via di Damasco e ci dice perché a volte avete delle convinzioni che voi credete che siano da Dio, di Dio, ma in effetti non sono di Dio. Perché voi che vi ispirate, voi che vivete una condizione che a volte vi sembra di essere cristiano, come Paolo che sembrava la sua condizione di essere il giusto, poi effettivamente non è come è la vuole Dio. Oggi il Signore chiede ad ognuno di noi di spogliare tutta la nostra esistenza. Oggi il Signore chiede ad ognuno di noi, come chiese a Paolo nella sua via di Damasco, facendolo cadere, ci chiede ad ognuno di noi di lasciare a terra quell'uomo vecchio che ci ha portato da Dio. Paolo, sappiamo che lui si è rialzato e nel suo rialzarsi diventa un uomo, perché coloro che venivano etichettati come i Nazareni, coloro che venivano etichettati come i traditori del giudaismo, i traditori della legge mosaica, di per sé sono coloro che portano a compimento il mistero della salvezza. Coloro che portano a compimento, che portiamo a compimento il mistero della salvezza, e noi siamo figli di quella predicazione, siamo figli di quella verità che San Paolo anche ha lasciato a Siracusa nel suo tragitto quando si dirigeva a Roma per essere salvo, perché cristiano, e noi siamo figli di quella generazione. Il Signore oggi chiede per ognuno di noi, innanzi a lui che è esposto solennemente, e ci dice ad ognuno di noi, come disse a Paolo, io sono Gesù di Nazareno. Io sono quel Gesù che a volte noi mettiamo da parte, che a volte noi perseguitiamo nel cristiano, nel fratello, nella sorella che Dio pone accanto a noi, che a volte noi usiamo in quella indifferenza, fratello e sorella, che accanto a noi, che è lo stesso che usassimo con indifferenza nel riguardo di Gesù, perché Gesù stesso ci dice tutto quello che voi fate, i piccoli, l'avete fatto. Oggi il Signore chiede ad ognuno di noi di compiere questo gesto, atto di conversione nei riguardi di Dio e nei riguardi di Cristo, Dio per esempio. Perché se noi abbiamo
molto lieto per tutti quelli che stanno accanto a noi. Però affinché il Signore possa compiere questa grazia, come ci ha detto San Paolo rivolgendosi a Corinti, ognuno di noi deve consegnare nelle mani di Dio quella libertà che a volte si pone tra ostacolo tra la nostra vita e la vita di Dio, tra la nostra esistenza e l'esistenza di Dio stesso, come faceva Paolo. Paolo era convinto che quello che lui faceva era volontà di Dio, perché i cristiani si opponevano al giudaismo secondo la sua mentalità e secondo gli studi che lui aveva fatto, ma Dio gli fa comprendere che il compimento del giudaismo è il cristianesimo e che il Cristo stesso che viene perso e santo sulla croce diventa per noi non segno di scandalo, segno di salvezza, segno che attraverso quella croce, attraverso quel gesto di sofferenza del Figlio di Dio, noi veniamo salvati e noi veniamo incastonati in questa grande tela, che è la tela del cristianesimo, in cui San Paolo è stato uno dei primi tasselli. San Paolo è stata la base che ha fatto sì che il cristianesimo si diffondesse in tutto il mondo. Per cui, ritornando stasera nelle nostre case, portiamo nel nostro cuore questa conversione, proprio perché per mezzo della conversione di Paolo anche noi ci siamo convertiti a Cristo. Amen.
Cristo, figlio del Dio vivo, che ci hai comandato di celebrare l'Eucaristia in tua memoria. Padre, mi faccia sempre con te l'amore a beneficio di tutta la Chiesa. Cristo, unico e sommo sacerdote, che hai affidato ai tuoi sacerdoti santi misteri. Padre, se mia vita ciò che celebra Cristo, che riunisci in un solo corpo quanti si nutrono di uno stesso pane. Accresci nella nostra comunità la gloria e la pace. Cristo, che nell'Eucaristia ci dai il farmaco dell'immortalità e il regno della risurrezione. Dona la salute agli infermi e il perdono agli avvocati. Cristo, che nell'Eucaristia ci dai la grazia di annunciare la tua morte e risurrezione fino al giorno della tua venuta. Vieni a partecipare della tua gloria con i nostri fratelli. Thank you.
Cristo per l'Odio dell'uomo. Benedetto il nome di Gesù. Benedetto il nome di Gesù. Benedetto il suo sacratissimo cuore. Benedetto il suo sacratissimo cuore. Benedetto il suo preziosissimo sangue. Benedetto il suo preziosissimo sangue. Benedetto Gesù il santissimo sacramento dell'Eucaristia. Benedetto il santissimo sacramento della Pasqua. Benedetto lo Spirito Santo Paraclito. Benedetto lo Spirito Santo Paraclito. Benedetta la Gran Madre di Dio Maria Santissima. Benedetta la Gran Madre di Dio Maria Santissima. Benedetta la sua Santa Immacolata Concezione. Benedetta la sua Santa Immacolata Concezione. Benedetta la sua gloriosa Assunzione. Benedetta la sua gloriosa Assunzione. Benedetto il nome di Maria Vergine Madre. Benedetto